bambini, cari bambini, ragazze e ragazzi di Casa Oz, buongiorno e buone feste. Forse qualcuno di voi mi conosce, io sono Alessandro Vataneo, faccio a Casa Oz il laboratorio di narrazione. Quello di cui vi parlo in questo video sono i colori. Ecco, io ho pensato che i colori possano essere un buon spunto per cercare e trovare storie e anche per rendere il nostro mondo un po' più colorato. Allora, io adesso condivido lo schermo e vi faccio vedere un paio di cose. Voi avete mai pensato a quanti colori conoscete? Pensate che l'essere umano è in grado di percepire 1 milione di colori. Pensate un po'. Ma quanti colori siamo in grado di nominare? Ecco, più o meno 10, 11, 12, e ve li ho scritti qua. I colori che usiamo tutti i giorni sono questi. Intanto il bianco, il nero e il grigio, che non sono in realtà dei colori, perché il bianco è il colore più luminoso, che in realtà contiene tutti gli altri colori. Se voi fate passare un raggio di luce bianca dentro un cristallo, vedrete che questa luce si spezza in tutti i colori dell'arcobaleno, perché il bianco contiene tutti i colori, mentre il nero non contiene nessun colore. Gli oggetti neri riflettono la luce solare e, riflettendo tutti i colori, quello che rimane è il nero. E poi c'è una scala di grigi, che sono i valori di luce intermedi tra il bianco e il nero. Poi gli altri colori molto importanti, che sono i colori primari, sono il rosso, il blu e il verde, che mescolando i quali si riescono a creare tutti gli altri colori per dipingere. In altri sistemi c'è, al posto del verde, c'è il giallo. Però, insomma, quali sono i colori che conosciamo? Il bianco, il rosso, il blu, il verde, il giallo, il marrone, il viola e poi una versione più chiara del rosso che è il rosa, una versione più chiara del blu che è l'azzurro. Ma insomma, già se io vi chiedessi di definire, per esempio, l'indaco, il color lavanda, oppure di spiegarmi la differenza tra verde smeraldo e verde mela. Ecco, vedete che sono cose complicate. Allora io vi voglio suggerire un bellissimo sito internet che potete consultare in queste vacanze. In questo sito, c82.net/vernercolors, voi trovate la catalogazione dei 118 colori fondamentali. Qual è la cosa straordinaria? È che questo designer è andato a cercare in natura quali animali, quali piante, quali minerali possiedono questi colori. Allora qua vi potete divertire un sacco. Per esempio, partiamo dai gialli, visto che il giallo è il colore che più o meno tutti vediamo nello stesso modo, perché il sole è giallo, quando siamo piccoli disegniamo il sole giallo, e il giallo è veramente, sta a metà dello spettro visibile. Guardate quanti gialli abbiamo. Quanti gialli diversi. Per esempio, il giallo zafferano. Che colore sarà mai il giallo zafferano? Il giallo zafferano intanto lo troviamo nei fiori di zafferano. Sapete che lo zafferano è un ingrediente esotico, molto profumato e gustoso, ma si trova anche nel fagiano. Il giallo zafferano è un composto di giallo gambogiano e giallo galston. Quindi vedete, non è un giallo perfetto, è un giallo che è fatto di altri due gialli. Prendiamo i rossi adesso, ecco, prendiamo i rossi, guardate qua quanti rossi ci sono: rosso giacinto, rosso scarlatto, rosso vermiglio, rosso aurora, rosso rosa, rosso pesca, rosso carminio, rosso lago, rosso violetto, eccetera, eccetera, eccetera. Per esempio, se io voglio vedere da cosa è composto il rosso lago, che poi chissà perché si chiama rosso lago, non si sa, ma il rosso lago è composto dal crimson red, che sarebbe il cremisi proprio, che è un composto di rosso sangue e blu berlino. C'è del blu in questo rosso che lo rende un colore un po' più freddo. Allora, se vi viene la curiosità, vediamo che cos'è il blu berlino. Ecco, andiamo a vedere che cos'è il blu berlino. È un caratteristico blu che si trova, per esempio, nello zaffiro, una delle pietre più pregiate del mondo. E visto che siamo nei blu, vi parlo di uno dei blu più usati nella pittura, che è il blu ultramarino, che è un composto di blu berlino, che abbiamo visto prima, e di blu azzurro. Lo troviamo in questa farfalla,
e lo troviamo in un altro minerale pregiatissimo che si trovava nell'antico Egitto, che è il lapislazzuli. Pensate un po', era veramente una delle pietre più preziose. Possiamo andare avanti, possiamo esplorare per esempio i bianchi, che voi dite il bianco è bianco, no? No, il bianco non è solo bianco. Il bianco più caratteristico di tutti è il bianco neve, il bianco dei fiocchi di neve. Allora, guardando questo sito vi potete veramente sbizzarrire e trovare un sacco di ispirazioni per i vostri colori. Imparerete i nomi dei colori, perché se conosciamo più colori e più nomi, anche il mondo diventa più bello e più ricco. E questo è quello che vi auguro per queste feste e per il 2021. Che sia un anno ricco, allegro, colorato e divertente, in cui possiate stare bene. Ci vediamo a Casa Ozzo. Ciao!